Vedo che è già pronto, già è seduto con noi, un esponente della cultura italiana, un cantautore che ha vinto due volte il Festival di Sanremo, ma è anche scrittore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, insomma una voce che trascina sul palco, ma trascina anche perché non è allineato al pensiero unico. Buonasera ad Enrico Ruggeri, benvenuto ad Anni 20. Grazie, buonasera. Lei come sta vivendo questo periodo di Covid, le restrizioni alle quali è sottoposto? Perché ricordiamo, lei vive a Milano. Sì, ma è ovviamente male, male come tutti, male come musicista, quindi rappresentante di una categoria che è stata dimenticata e anche umiliata più volte, male come genitore, perché ho tre figli, ma uno è grande, se n'è andato in campagna, però ho due ragazzi, uno di 15 e una bambina di 10 anni che quindi fanno parte di quella categoria adolescenti e bambini che soffrendo e io credo che questi che i nostri ragazzi, i nostri bambini pagheranno a lungo quello che è successo quest'anno. Questa carenza di socialità, di incontro, ma anche perché sono gli anni più belli. Tutto quello che noi siamo dipende in gran parte dalla nostra adolescenza, dalle difficoltà che abbiamo avuto all'interno però di una vita sociale, cioè abbiamo imparato a socializzare, abbiamo pianto, riso, sofferto, abbiamo comunicato, quindi tutto questo sta venendo meno. Ecco, ma lei con noi questa sera, Ruggeri, è qui anche per fare un viaggio, per affrontare uno di quei temi che non sempre vengono trattati, a meno che non arrivino sulle prime pagine perché magari sono coinvolti personaggi famosi, come recentemente è stato nel caso di Terrazza Sentimento di Alberto Genovese. Però è un problema che c'è sempre, quello della droga. Sì. Con Alessandro Sansoni scopriamo meglio di cosa vogliamo parlare questa sera. Stiamo andando a incontrare Michele, un affermato professionista del quartiere romano dell'Euro. Michele è un cocainomane incallito, ha cominciato da ragazzo. Come stai? Ciao. Da quanto tempo tu hai cominciato a far uso o consumo di cocaina? Quasi 50 anni. 50 anni? Sì. Andavo a scuola ancora, però andavo a seguire la Roma, in una trasferta, ho fatto tutto da Roma, di provare la sostanza, una ragazzata, poi su e giù ho cominciato a prendere il vizio. A Villa Maraini invece ci aspetta Francesco, famiglia modesta, storia di periferia, porta avanti il suo percorso di recupero dopo aver toccato il fondo. Quando hai cominciato? Presto, a 13 anni, canne, poi pasticche in discoteca, allucinogeni. E poi cocaina, vabbè, l'eroina penso che pentossico è proprio come una fidanzata, cioè ti dà calore, ti dà... Michele ci fa un'altra rivelazione, per anni la cocaina non l'ha solo sniffata, se l'è iniettata in vena. Vedi, sì. Vedi, scavato qui, guarda. E poi sempre con l'età 13-14 anni ho cominciato a iniettarmi la eroina e da lì... E a quel punto cosa è successo? A quel punto inferno. In casa lì, nella mattina, sì. Quando devo uscire con i miei, hanno le case ricche che vanno là, che poi vanno le cose che pulisce di casa, pensate. Adesso si è diffuso un altro, diciamo, un altro formato, chiamiamolo così, che è il Trentino, perché così permettono a coloro che hanno la fissa, dico, due spicci di prendersi... E quant'è? Un terzo di grammo? Lo faccio vedere, adesso andiamo a prenderlo. Oh? Bisognosa, solo mia figlia, al volo, tra poco, dove si potevo vedere? Michele parla in gergo, la figlia è il pezzo piccolo, il Trentino. Questo è un Trentino, questo è il Trentino. Adesso lo vado ad aprire. E vado a fare una rapina, mi arrestano per fortuna, guarda. Entro al carcere e scrivo qua in comunità. Siamo noi che mettiamo la cocaina non ci si pippa a noi.
Insomma, di fronte alla droga non c'è differenza sociale che tenga. Come diceva il grande Totò, è una livella. Due storie diverse che provengono da due mondi diversi ma accomunati dalla stessa dipendenza, quella per la droga. Abbiamo sentito, non siamo noi che ci pippiamo la cocaina, ma è la cocaina che si pippa noi. È così, Ruggeri? Beh, sì. La droga alla fine, insomma, ti coinvolge, ti porta via. L'eroina, io conosco eroinomani che hanno smesso da 20 anni e dicono: io comunque, quando mi sveglio la mattina, il mio primo pensiero è l'eroina, anche se non mi faccio più da 20 anni. Anche qualche alcolista conosco che mi fa questo ragionamento. E l'eroina è il rientro nella placenta, è la fuga da tutto, è una droga. Io ne parlo bene perché conosco molti, non l'ho mai usata, ma è una droga che uccide, però veramente perché... contiguo all'eroina. È una droga che illude, perché le prime volte sono meravigliose, stai molto bene. Dopodiché piano piano stai male, piano piano avviene il contrario, cioè stai male tutto il giorno, tranne che quando ti fai, e quindi dedichi la tua giornata, soprattutto se non hai possibilità economiche e alla fine finisci per non averne, dedichi tutta la tua giornata alla ricerca dell'eroina. Ecco, in Italia è un dato che pare colpisca poco, ma c'è ancora un morto per droga al giorno. Comunque sì, bisognerebbe riflettere. Più tanti morti che camminano, tante persone che hanno un'esistenza miserrima, proprio perché non hanno più nessun tipo di interesse. L'eroina toglie qualsiasi tipo di interesse, diventa centrale nella vita del drogato. E la droga però sta diventando anche di interesse dei giovani, dei giovanissimi. Ci sono molte storie che ci raccontano appunto della prima volta a 10, 11, 12 anni. Sì, assolutamente. È evidente, qui si cammina un po' sulle uova, però insomma, è evidente che non è che se ti fai uno spinello finirai per farti di eroina, ma è altrettanto evidente che quelli che si fanno di eroina da lì sono partiti. Da uno scherzo, da uno spinello, da una pasticca, da qualcosa del genere. Quindi ovviamente sono, come genitore dico a tutti i genitori di vigilare con molta attenzione, conoscere il problema. Ecco, noi siamo avvantaggiati perché la mia generazione, quelli che nati negli anni 50 e negli anni 60 che si facevano, avevano dei genitori nati negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, che erano totalmente impreparati. Oggi, insomma, chi ha un figlio adolescente conosce di più il problema, questo è l'unico piccolo vantaggio. Ecco, però per parlare di droga, per tornare a parlare di droga in Italia, ad esempio c'è voluta una docuserie Sampa di Netflix, sì. Una docuserie che parla molto e che ha diviso molto delle opinioni, le diverse opinioni, perché racconta la figura di Muccioli, un personaggio spesso criticato e al centro di critiche. Con Alessandro Sansoni capiamo meglio un pochino che cos'è San Patrignano. Stiamo risalendo le colline romagnole che si affacciano sul litorale di Rimini, verso San Patrignano, la comunità di recupero per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli. Una piccola città, popolata da circa 1200 abitanti, per lo più ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Ad essi si aggiungono decine di operatori, medici, impiegati, molti dei quali, secondo l'impostazione data dal fondatore, sono ex ospiti della comunità. 26.000 persone sono state accolte su questa collina in oltre 40 anni di attività e di queste il 72% di coloro che hanno portato a termine il percorso di recupero sono riusciti a liberarsi dalla schiavitù della droga. Questa era la vecchia San Patrignano, è sì. Nata qui, questa era la casa, il podere di Vincenzo Muccioli abitava in quell'appartamentino lì sopra, abitava sì. Lui e con lui dormivano un gruppo di 10-15 ragazzi delle scuderie ai tempi, io dormivo qui sotto. È in questa casa che comincia la storia di San Patrignano. A metà degli anni 70 un gruppo di famiglie guidate da Vincenzo Muccioli si associano per fornire assistenza agli emarginati e a chi è in difficoltà. Ma in Italia è esploso il consumo di massa di eroina, un dramma che colpisce centinaia di migliaia di giovani e le loro famiglie. Lo Stato fatica a trovare soluzioni al problema e Muccioli, pionieristicamente, decide di concentrare i suoi sforzi sul recupero dei tossicodipendenti. Parlare insieme oggi
per costruire la base di una compattezza. È il novembre del 1978 quando giunge a San Patrignano la prima giovane ospite. La mia vita è giustificata in funzione dell'utile che può dare nello svolgersi, e io credo che il meglio che possa dare è quello di aiutare qualcuno che sta perdendosi a ritrovarsi nelle proprie responsabilità. Aiutare chi si è perso a ritrovarsi nelle proprie responsabilità. L'aspirazione di San Patrignano, dunque, è liberare i propri ospiti attraverso un percorso educativo, ma facendo leva su quali aspetti della vita? Il lavoro e gli affetti. Diciamo, mi ricordo Vincenzo che diceva, a suo parere ovviamente, la gratificazione, la realizzazione di un uomo deriva sostanzialmente da una realizzazione sia sul versante affettivo che sul versante professionale. Quindi sono questi due i punti su cui San Patrignano ha più investito nel recupero di una persona. Affettività e lavoro, dunque. E in effetti San Patrignano ha l'ambizione di essere una famiglia prima ancora che una comunità per i suoi ospiti. E come in una famiglia, a un certo punto le attività si sospendono e si mangia tutti insieme, nella grande sala da pranzo che è il cuore della struttura. Quanto al lavoro, ogni ospite, secondo le proprie attitudini e i propri interessi, viene avviato a un percorso di formazione professionale. C'è chi si specializza nelle arti grafiche, qualcun altro nel giornalismo, la maggior parte prova a riscoprire se stesso attraverso il lavoro manuale, in campagna e nei vigneti, o nei vari laboratori artigianali di tessitura, di falegnameria o di pelletteria. Dopo 40 anni e tante polemiche sui metodi utilizzati da Muccioli, San Patrignano continua ad ospitare e curare centinaia di ragazzi gratuitamente, reggendosi per il 50% sulla vendita dei prodotti frutto del loro lavoro e per l'altro 50% su donazioni e raccolte fondi, gestite da una fondazione. Se i principi restano saldamente quelli del fondatore, le prassi terapeutiche, nonostante luoghi comuni e critiche fuori tempo massimo, si sono evolute, insieme a quelle delle decine di comunità di recupero attive in Italia e che rendono il nostro paese all'avanguardia nel mondo nel contrasto alle tossicodipendenze, come dimostra l'afflusso, a San Patrignano e non solo, di tanti ragazzi stranieri desiderosi di affrontare percorsi di recupero. L'Italia, dal punto di vista dell'offerta di cura alla tossicodipendenza, dal mio punto di vista è un'eccellenza. San Patrignano, ma come altre comunità, operano in questo ambito da 40 anni. Ma perché c'è una particolare attenzione alla persona. In Italia la tossicodipendenza è considerata come, diciamo, una malattia dell'anima e non come una malattia psichiatrica. Ruggeri, lei conosce San Patrignano? Sì. Sì, perché intanto come nazionale cantanti abbiamo fatto parecchie cose con loro, abbiamo anche giocato a pallone con loro. E poi un mio carissimo amico, uno dei miei più cari amici, ha fatto un po' un tour di comunità, perché è stato a San Patrignano, è stato da Don Mazzi, è stato da Don Gelmini, insomma. E quindi nel seguirlo ho avuto possibilità di interagire. Cosa l'ha colpita di San Patrignano? Beh, c'è una differenza enorme. Generalmente le comunità di recupero sono comunità nelle quali tu trovi 20, 30, 40, 50 ragazzi. Quindi è un tipo di approccio completamente diverso, più familiare, lì si può vedere a uno, eccetera. La differenza tra San Patrignano e le altre comunità è nel numero. Migliaia di ragazzi, e quindi molto spesso, non dico in ricovero coatto, ma insomma che erano già stati beccati, quindi che avevano l'unica alternativa di andare a San Patrignano piuttosto che andare in galera, quindi non erano andati spontaneamente in molti casi, adesso qualcuno magari mi correggerà, ma è a grandi linee così, però la grande differenza è questa. Quindi tutte le cose che si dicono su San Patrignano, sul tipo di regime, secondo me sono giustificate dal fatto che mettere assieme 1000, 2000, 3000 ragazzi con questo tipo di problema non è come metterne insieme 40. Ma lei come persona cosa si è portato dentro andando a San Patrignano, incontrando anche le persone che lì cercano di recuperare la loro vita? Intanto insomma, se una persona decide di votare la sua vita a una missione del genere, è già comunque ammirevole a priori. E poi c'è questo meccanismo molto interessante, per il quale molti ex
tossici, ex clienti di San Patrignano, diventano terapeuti, cioè diventano quelli che poi accompagnano gli altri, quelli che ancora non ce l'hanno fatta, nel loro percorso, e ahimè sono tra i più titolati a farlo, perché solo chi è riuscito a uscire dall'eroina può capire esattamente quali sono i problemi, le difficoltà, i passi, forse anche le parole giuste da dire, perché come sempre, insomma, chi arriva da fuori e dice dai, fatti fuori, è un po' come quello che dice al depresso andiamo al cinema, insomma, non è un po' più complicata la vita. Bisogna conoscere di così. Sicuramente. Per cui uno dei meccanismi più interessanti è questo, il fatto che molti dei ragazzi poi non escono da San Patrignano, cambiano ruolo, diventano per aiutare chi come loro aiutare, si trova, esatto, in difficoltà. Esatto. Infatti a San Patrignano sono stati aiutati in 40 anni 26.000 persone e in questo momento ce ne sono 1.200, e io voglio portare lei e i nostri telespettatori proprio lì a San Patrignano con il nostro Alessandro Sansoni. Buonasera Alessandro, buonasera a te e anche ai tuoi ospiti. Buonasera Francesca, buonasera Enrico, sì, siamo qui nella grande sala da pranzo di San Patrignano, dove fino a poco fa stavamo mangiando insieme a tutti i ragazzi della comunità. Questo è proprio il cuore della comunità di San Patrignano, è il luogo. Vedo che ci dove sono ci con si te incontra delle... e si sta insieme. Ecco, vedo che ci sono con te alcuni ospiti. Ci aiuti, sì, grazie a loro, a capire. Te li voglio presentare. Grazie. Innanzitutto ecco Angelica, che è una delle ragazze di San Patrignano. Buonasera. Con cui fino a poco fa stavamo cenando. Angelica è qui a San Patrignano da 3 anni e mezzo. Alessandro, non ti sentiamo, dovresti avvicinare il microfono prima a te. Prego. Sì, scusami, dicevo, Angelica è una ragazza che sta qui da 3 anni e mezzo e sta quasi portando a termine il suo percorso di recupero, e naturalmente per lei è stato un periodo molto complicato, una vera e propria battaglia con se stesso. Direi grandissima proprio, però ripaga proprio tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, ripaga proprio tutto. Quali sono stati i momenti più difficili? Ma sicuramente il momento in cui sono entrata, i primi mesi, è stato proprio, sono stati i periodi più brutti, e poi ovviamente durante il percorso ci sono dei momenti in cui si vorrebbe mollare tutto, però non si può. Angelica, ma lei quando ha cominciato? Ecco, io sono qui e perché? Volevo chiedere ad Angelica quando ha cominciato a fare uso di droga e perché ha iniziato? Beh, io ho cominciato attorno ai 14-15 anni, quindi abbastanza presto, però diciamo è stato molto veloce, tipo la scalata verso fare un uso completo proprio di sostanze. E diciamo che comunque il motivo per cui ho cominciato è stato riuscirsi a integrare in un gruppo. E diciamo che comunque a 14 anni c'avevo questo gruppo di amici con cui uscivo l'estate, e siccome loro facevano uso un po', insomma, di canne, di alcol, io per stare insieme a loro comunque ho cominciato anch'io. Alessandro, vedo accanto a te anche... Grazie Angelica per la testimonianza, che purtroppo, Ruggeri, come dicevamo, appunto sottolinea come spesso si inizia anche da giovanissimi. Beh, a fare sottolinea uso da genitore la paura aumenta ancora, perché in realtà tutti noi abbiamo avuto un percorso di vita determinato in gran parte dalle nostre conoscenze, dall'integrarsi. Angelica dice una cosa che ho avuto modo di verificare anch'io, cioè non so, io da un po' di tempo non bevo più, ma semplicemente perché gioco a pallone, perché non voglio ingrassare, niente di che, però non bevo, non tocco alcol, e a volte ti senti tu quello sbagliato, cioè tu sei in un gruppo dove tutti hanno bevuto un paio di bicchieri e quasi quello disadattato diventi tu, perché perdi un attimo di lunghezza d'onda comune con gli altri. Figurati se hai 14-15 anni e magari se invece di 2 bicchieri di vino ti stai facendo una canna o 2 o 5 o 10, ecco.
Vedo accanto a te Alessandro, il responsabile terapeutico Antonio Boschini. Quanti delle persone che arrivano lì si sentono poi, diventano poi vittime di questo sentirsi fuori dal gruppo, insomma cominciano a fare uso di droga perché in qualche modo trascinati dagli amici, dalle amicizie, dalle compagnie? Quasi tutte quante le persone che sono qua raccontano che si sentivano diverse dagli altri e l'unico gruppo dove si sentivano accettati era un gruppo di persone che appunto doveva usare o alcol o canne, che sono sicuramente la prima tappa per sentirsi diversi, per sentirsi accettati, e poi dall'alcol e canne poi si apre una strada che può portare in varie direzioni. E adesso ad esempio negli ultimi 20 anni diciamo le droghe sono cambiate, prima era solo l'eroina che veniva usata con le siringhe, adesso negli ultimi anni vediamo che la cocaina è quasi sempre presente nelle dipendenze e si può associare all'eroina oppure si può associare all'alcol, alla cannabis o anche al gioco patologico, però la cocaina ha preso in questo momento e negli ultimi anni un ruolo centrale. Però non è la dipendenza unica, è una dipendenza che si associa a dipendenza anche da altre sostanze e alcol. Alessandro, io volevo ringraziare i tuoi ospiti perché ci hanno permesso di entrare a contatto con una realtà che spesso insomma conosciamo poco, e a proposito la docuserie che abbiamo citato prima che ci ha permesso di in qualche modo di riaprire anche un tema, di entrare a conoscenza ulteriormente con San Patrignano. Boschini, sì, io vorrei infatti presente. Anche chiedere, Boschini era presente infatti e volevo proprio chiedere a lui che cosa ne pensa insomma di questa serie famosa Sampa, insomma qual è stata la sua reazione dopo averla vista? Beh, la mia reazione è quella di un pugile che ha preso un mucchio di botte, perché io nei giorni successivi stavo veramente male, poi sono riuscito a razionalizzare, a capire meglio solo dopo qualche giorno, e l'unico vantaggio che c'è stato è riportare un dibattito sulla droga e questo è sicuramente un fatto positivo, però mi dispiace molto che per riportare un dibattito sulla droga si sia persa un'occasione per raccontare una storia italiana in maniera veramente obiettiva, cioè parlando sì degli errori che sono stati fatti e questo è innegabile, però si è voluto anche demolire la figura morale di una persona che invece ha fatto una cosa gigantesca, perché se da 26 anni questa persona non è più a San Patrignano e San Patrignano c'è ancora e tutti noi che insieme il gruppo la portiamo avanti sui principi che questa persona ci ha trasmesso, quindi questa persona ha seminato profondamente in questo terreno e questo terreno sta continuando a dare degli ottimi frutti a nostro parere, grazie ai suoi insegnamenti. Grazie. Ecco, non è stato fatto un torto nei confronti di questa persona. Grazie a Boschini appunto per quanto ci ha detto, anche per insomma averci in qualche modo fatto conoscere un pochino meglio la situazione e la realtà dei fatti. Io volevo chiedere ad Enrico Ruggeri, insomma i ragazzi che entrano in comunità lo fanno per riprendersi la loro vita, ma poi effettivamente ci riescono? Ovviamente non tutti, ma le percentuali in questo caso sono alte. Se comprendiamo anche quelli che, come dicevo prima, in realtà rimangono a San Patrignano, cioè non riescono o rimangono in una comunità, cioè non riescono ad andare fuori, ma mettono al servizio di altri ragazzi il loro dolore, la loro esperienza, la loro conoscenza sul campo. L'eroina in particolare è una droga della quale non ti liberi mai nella vita completamente, ma è così come l'alcol, cioè rimani. Io riconosco dall'altra parte del marciapiede un ex eroinomane, c'è qualcosa, c'è un velo sull'occhio, c'è qualcosa che comunque rimane per tutta la vita, è un'esperienza terribile dalla quale esci ma non completamente secondo me. Ecco, lei ha avuto anche un'esperienza diretta appunto con la droga, lei come ne è uscito? Io sono stato uno stupidotto consumatore occasionale di cocaina,
perché in quel momento intanto dovevo trovare un modo per spendere tutti i soldi che guadagnavo, perché la discografia in quegli anni era veramente florida. E ne sono uscito da un giorno all'altro semplicemente perché la cocaina, soprattutto nella Milano degli anni Ottanta, non crea amici ma crea compagni di merende. Per cui, memore di quello che mi disse una volta mio padre, che fu cerca di frequentare persone alla tua altezza, mi sono reso conto che non ritenevo tollerabile che da qualche parte uno che magari era stato mio compagno di merenda una notte di una discoteca alle 3 di notte potesse dire, guardandomi in televisione al suo vicino di divano, vedi, Ruggeri è mio amico, io ho pippato con lui. Ecco, per me questo pensiero era un po' insopportabile. La vita è una, va spesa bene, devi spenderla con persone che meritino di essere frequentate. E poi come ha fatto a smettere? Ma da un giorno all'altro assolutamente, proprio senza nessun problema, ma anche perché la cocaina dà una dipendenza molto forte dal punto di vista psicologico. Mentre l'eroina dà anche una dipendenza terribile dal punto di vista fisico, per cui io ho smesso da un giorno all'altro. Non ho più, tutte le volte che vedevo qualcuno che me la offriva inventavo una scusa, e dico inventavo una scusa perché ero in contesti nei quali quello strano era quello che non pippava, quindi non a caso ho detto inventavo una scusa, però insomma non l'ho più fatto da un giorno all'altro. Ecco, io vorrei collegarmi con Alessandro Giuli perché vorrei sentire il suo parere. Molto spesso, insomma, i programmi, i giornali, è un tema che non viene trattato. Perché, Alessandro, c'è paura di questo tema? C'è forse pigrizia. C'è pigrizia perché andare in profondità costa fatica. Cioè, quello che ho visto stasera, cioè il riepilogo di una straordinaria storia di successo chiamata San Patrignano, la testimonianza simpatica, autentica di Enrico Ruggeri, quel collegamento, sono il frutto di una visione del mondo che si fonda sulla verità e la fatica, mentre spesso, non tutti naturalmente, tanti giornalisti preferiscono illuminare l'evento traumatico, la cronaca nera, oppure perdersi nella gnagnera, signora mia, si drogano tutti i giovani. No, non funziona così. Rappresentare San Patrignano significa dire che una comunità di recupero non è né un ufficio di collocamento né un lager, è il luogo di una discesa agli inferi che preluda a una possibile rinascita e costa fatica e sforzo. Soprattutto è il luogo in cui si va, l'abbiamo ascoltato, perché l'alternativa è la galera e la morte arrivati a un certo punto. E quindi a San Patrignano che cosa succede? Succede che si cerca un'autorità superiore a quella della droga che ti mangia l'anima, e questa autorità superiore, incarnata in questa splendida figura patriarcale che era Muccioli, naturalmente ha anche degli elementi costrittivi sui quali a volte si basano delle mediocri sceneggiature, a volte delle belle, belle inchieste televisive. Sì. Grazie ad Alessandro Giuli, torneremo a parlare con te tra poco, prego. La parola disciplina non è una brutta parola, no, anzi. Certe volte nella vita, soprattutto se hai un problema o anche se hai un problema creativo, cioè chiunque crei qualcosa o chiunque per andare in TV a parlare prima si mette a studiare, o chiunque affronti un percorso come quello di San Patrignano ha bisogno di disciplina. Disciplina per me è una bella parola.